Buongiorno amici di Avellino, siamo a Contrada San Tommaso, come vedete qui la salita che porta alle cooperative è completamente occlusa dalla neve. È passato ieri lo spazzaneve, però la quantità di sale che è stata buttata evidentemente è poco, speriamo sia sale chimico. Ecco, adesso vedete il parco Sor Teresa Robert, che finalmente forse la neve gli dà un po' di giustizia in quanto è abbandonato ormai da più di 6 anni. Vedete la fontana ormai in che condizioni è, un vero e proprio pericolo per i bambini. I giochi ormai sono impraticabili, anche pericolosi, ci sono degli alberi che stanno per crollare e quindi l'incolumità pubblica è in pericolo. Quindi insomma siamo in una situazione davvero brutta anche dal punto di vista strutturale. Nessuno più cura ormai i parchi pubblici, a parte un po' il verde, ma le strutture sono proprio nel totale abbandono, le panchine addirittura mancano delle spalliere in legno. Insomma, questa è la situazione attuale qui a Contrada San Tommaso. Molti anziani non possono neanche raggiungere il supermercato. Speriamo che intervengano al più presto. Buona giornata a tutti.